Roseto al Palasport di Via Salara. Il Lido delle Rose Roseto affronta nel derby il Nereto, che proprio 7 giorni fa aveva battuto i giallorossi di Piero Bianchi. Il Roseto è invece reduce dalla brillante affermazione esterna Forlì contro un Mengozzi che ha dato del filo da torcere alla capolista. Le due squadre sono già sul parquet. Il Roseto si presenta in campo con questo quintetto: Franceschin, Paliani, Maiolo, Verrigni e Pacione, mentre dall'altra parte abbiamo il numero 13 Battistelli, acquistato nel mercato novembrino, il numero 9 Merlitti, il numero 8 Prosperi, poi il Play De Solda, ex di turno. Subito una rimessa per il Nereto, in quanto il Lido delle Rose sul salto a due ha sciupato un'occasione in attacco. Palla sotto per De Solda, persa, rimbalzo conquistato dal numero 8 Prosperi, ancora si lotta sotto canestro, l'arbitro vede un'infrazione, quindi ci dovrebbe essere la rimessa in favore degli ospiti. Se ne incarica Battistelli, sotto per il numero 10 Ambrosini, che lo scorso anno aveva giocato nelle fila della New Era Giulianova. Recupera intanto palla De Solda, scarica sotto per Battistelli per Ambrosini, e primi due punti della gara. Franceschin in palleggio. Il Roseto è in vetta alla classifica a punteggio pieno, 16 punti in 8 gare, e questa sera cercherà di battere il proprio record. Maiolo al tiro, non sbaglia, punteggio 2-2. In palleggio De Solda, buona la difesa del Lido delle Rose Roseto. Tanto c'è un canestro di Battistelli a canestro. Pacione perde palla, la riconquista Ambrosini. De Solda per Battistelli, al tiro pesante, lo sbaglia, il rimbalzo di Pacione. Cerca di ragionare la squadra del coach Gabri Di Bonaventura. Il Vampum Canon Nereto è allenato da un esperto del basket di Serie C, d'Orsogna. Subisce intanto fallo Verrigni ad opera di Prosperi. Rimessa quindi in favore dei biancazzurri. No, ci sono due tiri liberi, perché l'arbitro, l'azione di Verrigni è stata interrotta mentre la guardia biancazzurra andava al tiro, quindi due tiri liberi, sbagliato il primo. A canestro il secondo, primo punto per Verrigni, miglior realizzatore del girone. Gli arbitri sono i signori Dantino di Sulmona e Frastornini, una donna di Chieti. Ambrosini al tiro, sbaglia, si lotta sotto canestro, rimbalzo per il Roseto, perde palla Franceschin, che aveva cercato di servire Verrigni. Ricomincia comunque l'azione d'attacco dei padroni di casa. Verrigni al tiro, subisce il fallo ad opera di Prosperi. Dovrebbe essere il secondo fallo per Prosperi. Ancora due tiri liberi per il Roseto, e ancora una volta dalla lunetta Marco Verrigni. Fallisce il primo, sbaglia anche il secondo. Il rimbalzo è del Nereto.
De Solda per Ambrosini, sbaglia, riconquista palla però Ambrosini sotto canestro e c'è il fallo di Maiolo. Ambrosini avrà ora l'opportunità di andare alla lunetta per i due tiri liberi. Dentro il primo. Intanto in settimana il Nereto ha tagliato della Loggia. Sbagliato il secondo tiro libero per Ambrosini. Intanto il Roseto in questi secondi iniziali sembra essere preso da un certo nervosismo in campo. Il pubblico di casa si fa sentire come al solito, sempre caloroso qui al Palasport di Via Salara, anche piuttosto numeroso, circa 1100-1200 paganti. In palleggio Verrigni, sotto canestro, sbaglia, si lotta, c'è forse un fallo ai danni di Paliani, non fischia l'arbitro, contropiede del Nereto, De Solda scarica sotto per Merliti che sbaglia, ma Maiolo recupera palla. Franceschin invita i suoi compagni alla calma. Pagione sotto per Paliani, si gira a tabellone, sbaglia, nuova palla conquistata dal Nereto, De Solda. De Solda a canestro e c'è il fallo di Franceschin. Primi due punti per De Solda, il punteggio è di 7-3, 16-24 al termine del primo tempo. Tiro libero aggiuntivo per De Solda che non sbaglia, porta la sua squadra più 5, 3-8. In palleggio Franceschin, Maiolo, Pacione, Verrigni al tiro pesante, corto, Merliti intercetta la palla, servito subito Prosperi, sbaglia dalla lunga distanza. Franceschin fa tutto da solo, la palla non va a canestro ma c'è il fallo, dovrebbe essere di Ambrosini, primo fallo per lui. Quindi due tiri liberi per il play biancazzurro. Sbaglia il primo tiro libero Franceschin, Federico Franceschin, elemento di spicco di questa squadra. Sbaglia anche il secondo, il rimbalzo di Battistelli. De Solda, intercettata la palla da Franceschin ma l'arbitro ha visto un'infrazione dello stesso play di casa, quindi rimessa di Battistelli per De Solda. Prosperi va a canestro, il rimbalzo di Paliani, Franceschin per una nuova azione d'attacco dei suoi uomini, sotto servito Pacione da Maiolo e canestro. 5-8 il punteggio, 3 punti da recuperare per il Roseto. De Solda ex di turno, come abbiamo già avuto modo di dire, serve Ambrosini, prova il tiro pesante, lo sbaglia, il rimbalzo è di Pacione, c'è l'infrazione di passi ad opera di Maiolo, la decisione non è condivisa dal pubblico che si fa sentire e lancia invettive nei confronti dell'arbitro Donna. Merliti, De Solda chiede palla a Prosperi, Battistelli, anche Battistelli ha vestito la maglia della New Era Giulianova. Roseto un po' in affanno in difesa, conquista la palla Paliani ma c'è il secondo fallo di Ambrosini.
intanto il coach Gabri di Bonaventura richiama in panchina Maiolo e getta nella mischia Willy Battistoni. Franceschini in palleggio, Battistoni servito in questo momento, Verrigni, Franceschin cerca di far girare la palla il Roseto, tiro pesante di Verrigni, sbagliato il rimbalzo di Battistoni, c'è forse il fallo non fischiato dall'arbitro, la palla comunque torna nelle mani del Roseto per una nuova azione d'attacco. Fagione serve sotto Paliani, va a canestro, primi due punti anche per il pivot biancazzurro, 7-8, 14 minuti da giocare, ancora da giocare. De Solda fa tutto da solo, giusta la decisione dell'arbitro che ha visto un'infrazione di 3 secondi di Battistelli sul passaggio di De Solda. Franceschin, Verrigni, Franceschin, Paliani, Verrigni tenta la penetrazione, va a canestro, sbagliato, ma c'è il fallo di Battistelli. No, l'arbitro ha visto il fallo ad opera del numero 13, giusto, Battistelli, primo fallo per lui. Due tiri liberi dunque per Marco Verrigni, questa volta non sbaglia il primo. Corto il secondo rimbalzo di Battistelli, De Solda sempre in possesso di palla per il Nereto, c'è l'infrazione di passi di Battistelli, giusta anche questa volta la decisione dell'arbitro Frastornini di Chieti. Franceschin per una nuova azione d'attacco del Lido delle Rose, Roseto, Verrigni, Franceschin, c'è un movimento sotto canestro, Paliani libera Marco Verrigni dal blocco, la penetrazione, il fallo ancora una volta ad opera di Battistelli. Secondo fallo per Battistelli. Acquisto novembrino del Vanpum Nereto, che occupa l'ultima posizione in classifica insieme alla Sibatri. I primi due punti sono arrivati domenica scorsa battendo la New Era Giulianova. Due tiri liberi centrati da Marco Verrigni, 4 punti il bottino personale, il Roseto per la prima volta in vantaggio. 10-8 quando sono stati giocati 7 minuti e mezzo. Merlitti, Prosperi al tiro pesante, colpisce il ferro, il rimbalzo di Pacione, Battistoni, azione veloce del Roseto che tenta ora di prendere le distanze dal Nereto, formazione ostica e che cercherà di fare lo sgambetto, il primo sgambetto alla capolista. L'arbitro Dantino ha visto un fallo di Pacione che aveva cercato di stoppare Battistelli. Decisione dubbia. Quindi due tiri liberi per l'ala rosso-blu. Dentro il primo, si concentra, dentro anche il secondo tiro libero, 4 punti per Battistelli. Franceschin per Verrigni, si libera Paliani subito al tiro dal vertice della lunetta. E quarto punto
per il pivot biancazzurro. 14-10. Battistelli, Ambrosini, servito sotto, Merlitti che si aiuta appoggiando a tabellone. Gara molto equilibrata finora. Franceschin, Battistoni servito subito, Paliani, c'è forse un fallo, riconquista in maniera fortuita Paliani la palla, servito adesso Verrigni, sbaglia il rimbalzo di Ambrosini. De Solda, l'uno contro uno, c'era forse il fallo ai danni di Franceschin. Prosperi a canestro, nuovamente parità. Quattordici a quattordici, 11 minuti al termine del primo tempo. Pacione, Franceschin, servito sotto Paliani, si libera dell'avversario e deposita a canestro. C'era forse l'infrazione, un fallo ai danni di Paliani. In palleggio De Solda per Ambrosini. Battistelli, buona la difesa del Roseto, recupera la palla in questo momento Battistoni, serve Franceschin che deposita a canestro. Primi due punti per il play biancazzurro, 18 a 14, nuovamente più 4 per il Roseto, massimo vantaggio finora per i padroni di casa. Mentre lo ricordiamo, il Nereto ha avuto anche 5 punti di vantaggio a inizio di gara, due punti per Prosperi. In palleggio Franceschin, Verrigni, Paliani, anche il Nereto difende bene. Sbagliata la penetrazione di Verrigni, che forse aveva subito il fallo. Apertura subito per Prosperi, il tiro da tre punti e il canestro, 7 punti per Prosperi. E la formazione vibratiana si riporta in vantaggio, 18 a 19. In palleggio Willy Battistoni, servito Pacione, Franceschin, Verrigni, perde la palla la guardia biancazzurra e time out chiesto dal coach Gabri di Bonaventura. I parziali: Franceschin 2 punti, Battistoni 2 punti, Verrigni 4, Pacione 2, Maiolo 2 e Pagliani 6 punti, finora migliore realizzatore per la sua squadra. Mentre sul fronte vibratiano abbiamo De Solda con 3 punti, Prosperi 7, Merlitti 2 punti, Ambrosini 3 punti e Battistelli 4 punti. Per quanto riguarda i tiri liberi, il Roseto un 4 su 10, mentre dalla linea dei 6,25 metri 0 su 2. Il Nereto 4 su 5 nei liberi e 1 su 5 nelle bombe. Il coach di Bonaventura cerca di dare disposizione ai suoi ragazzi, un po' in difficoltà questa prima parte del primo tempo, che sta vedendo un buon avversario come il Nereto, reduce dalla vittoria di domenica scorsa in casa con il Giulianova in un derby particolare. Intercetta la palla Franceschin, l'ultimo tocco è stato di Battistelli e quindi rimessa per i biancazzurri. Franceschin sta confermando di essere in una buona condizione atletica, cerca di liberare un compagno, servito Verrigni, subito al tiro e 6° punto per la guardia rosetana. 20 a 19 per i padroni di casa. Ambrosini, De Solda cerca di servire Ambrosini, ecco Prosperi
nuovamente Ambrosini, servito Merlitti al tiro De Solda da tre punti, sbaglia, rimbalzo di Paliani, apre per Franceschin, tenta di rubare palla De Solda, ma c'è il fallo ad opera del play della formazione vibratiana. Primo fallo per De Solda. Dunque rimessa per il Roseto. Franceschin sotto per Pacione, Paliani al tiro, sbagliato il rimbalzo di De Solda, cerca di velocizzare l'azione De Solda, servito Prosperi, appoggia a tabellone, va a canestro, nono punto per Prosperi, 20-21 per il Nereto. Verrigni, Franceschin intercetta la palla De Solda ma con il piede, quindi l'azione ripartirà in favore del Roseto, che avrà quindi 30 secondi a disposizione per portare a termine l'occasione d'attacco. Verrigni subito al tiro, sbaglia il rimbalzo di Paliani, questa volta semigancio, sbagliato, nuovo rimbalzo d'attacco per il Roseto, sbaglia anche Pacione, riconquista palla Paliani, stoppato da Merlitti, il tiro di Franceschin, la palla esce fuori dal canestro, l'ultimo tiro è di Paliani che aveva conquistato palla e deposita a canestro, ottavo punto per Paliani, 5 rimbalzi consecutivi catturati in attacco dal Roseto. Prosperi in palleggio, De Solda, Battistelli, Ambrosini perde palla, la intercetta Pacione, serve Franceschin, Battistoni tende lo schieramento dei compagni, il play rosetano, Verrigni, Franceschin, servito Pacione, Battistoni, Verrigni, terzo tempo e canestro, ottavo punto per la guardia biancazzurra, 24-21 il punteggio, 6-40 al termine del primo tempo. Servito sotto intanto Ambrosini da De Solda e canestro, un po' distratta la difesa rosetana in questa circostanza, lasciando libero Ambrosini di tirare. Pacione, Franceschin tenta il tiro dalla lunga distanza, lo sbaglia, il rimbalzo è di Prosperi che però commette fallo. Per Prosperi dovrebbe trattarsi del terzo fallo. Il coach D'Ossogna dovrebbe richiamare la guardia per far posto a un altro giocatore, per evitare che il suo uomo commetta il quarto fallo. Intanto Pacione ha sbagliato il primo tiro libero, sbaglia anche il secondo. Giornata storta dalla lunetta per il Roseto. Subito il tiro da tre punti, sbagliato da Prosperi. Pacione, serve Battistoni e canestro. Quarto punto per Battistoni. D'Ossogna intanto invita i suoi ragazzi a giocare con più calma. Battistelli al tiro da tre punti, sbagliato. Sempre palla in possesso del Roseto, Verrigni, canestro valido e ci dovrebbe essere il fallo ad opera di Battistelli. Terza infrazione per Battistelli. Situazione falli già pesante in casa Nereto. Visto che sia Prosperi che Battistelli sono gravati di tre falli a testa, non può stare tranquillo neppure Ambrosini, che ha già commesso due infrazioni, mentre sul fronte rosetano la situazione falli è piuttosto tranquilla, visto che le uniche infrazioni sono state commesse da Maiolo, Pacione e da Franceschin. Questi parziali: Franceschin 2 punti, Battistoni 4, Verrigni 10 punti e migliore realizzatore dell'incontro per il momento, Pacione 2 punti, Maiolo 2, Paliani 8 punti.
quanto riguarda il Nereto, De Solda 3 punti, Prosperi 9 punti con una bomba su attivo, Merlitti 2, Ambrosini 5 punti, Battistelli 4 punti. Questa volta è stato il coach D'Orsogna a chiedere il time out, quanto la sua squadra accusa 5 punti di svantaggio con un parziale di 7-0 in favore del Roseto. Il punteggio è dunque di 28-23 per i biancazzurri, con Verrigni che ha la possibilità di allungare il distacco. Sbaglia il tiro libero però. La rimessa in favore del Roseto. Non è d'accordo Battistelli, che avrebbe commesso l'ultimo tocco. Battistoni, Franceschin, Verrigni, Paliani, fa girare molto la palla il Roseto, servito male Verrigni, che però riesce a mantenere in campo la sfera. Battistoni, servito in questo momento da Franceschin, Paliani, che sta dimostrando di avere una mano piuttosto calda. Si ripropone il Nereto sotto di 7 punti con De Solda. Largo per Merlitti, De Solda, Battistelli, chiuso da Paliani, sbagliato, il rimbalzo è però di Merlitti, si fa largo sotto canestro e deposita la sfera per il suo quarto punto personale. Fallo in occasione del canestro di Merlitti, era stato commesso il fallo da Franceschin, quindi opportunità per lo stesso Merlitti di andare alla lunetta per il tiro libero supplementare. 30-25 il punteggio. Di fronte dunque il miglior attacco del girone, quello del Roseto, contro la terza difesa del girone, quella del Nereto. Sbagliato comunque il tiro libero di Merlitti, quindi punteggio sempre su 30-25. Tavani entrato in questo momento, rimbalzo di Franceschin, sbagliato il tiro sotto del play biancazzurro, palla a due tra Tavani e Merlitti. Tavani ha fatto posto, è entrato in campo al posto di Pacione, mentre il coach Gabri di Bonaventura dovrebbe rigettare nella mischia Maiolo, intanto si provvede ad asciugare il parquet dove Tavani e Merlitti sono caduti. Gabri di Bonaventura, il tecnico biancazzurro, intanto dà alcune disposizioni a Maiolo. Tavani e Merlitti, salto a due, palla conquistata dal Nereto, in possesso della sfera De Solda. È entrato intanto per il Nereto Minora. Merlitti, De Solda, Minora, serve Battistelli, c'è forse l'infrazione di passi non fischiata dall'arbitro. Subito al tiro De Solda, sbaglia la bomba. Giornata nera per il Nereto dalla lunga distanza. Battistoni, Verrigni, Maiolo, Battistoni, servito nuovamente Paliani, fuori per Verrigni che tenta la bomba, sbagliato, il rimbalzo è di Paliani. Si fa sentire il peso sotto canestro per quanto riguarda il Roseto, che in attacco ha conquistato diversi rimbalzi. Il tiro dalla lunga distanza di Battistoni, sbagliato, rimessa in favore del Nereto. In
casa biancazzurra 0 su 4 dalla lunga distanza, mentre il Nereto ha un 1 su 9. De Solda, Ambrosini al tiro sbagliato, il rimbalzo è di Paliani, Battistoni per una nuova azione d'attacco della sua squadra, cerca di ragionare il Roseto per approfittare dell'attimo giusto. C'è intanto il fallo commesso dal numero 4 Minora, primo fallo per lui, opportunità per Marco Verrigni di incrementare il bottino personale. C'entra il primo tiro libero, dentro anche il secondo, dodicesimo punto per Verrigni, 6 su 14 dalla lunetta per il Roseto. Minora, De Solda, Merlitti tenta la giocata di Fino, sbaglia Minora, riconquista palla il Roseto con il rimbalzo di Paliani, Verrigni subito per Battistoni che deposita a canestro con un'ottima azione corale di contropiede. Sesto punto per Willy Battistoni e più 9 per il Roseto, 34-25, 2 minuti al termine dell'incontro. Ancora il Roseto in possesso di palla, su giocata di Verrigni che con un doppio palleggio si libera dell'avversario e deposita a canestro per il suo 14° punto, 36-25, più 11, 2 minuti al termine. Verrigni è finora il miglior realizzatore dell'incontro, poi c'è Paliani con 10 punti, il bottino di Verrigni è di 14 punti. Applausi del pubblico di casa per la guardia biancazzurra che ha fatto vedere un'ottima giocata depositando la sfera a canestro. Nuovo time out per il coach di Bonaventura. Le due squadre si apprestano a rientrare sul parquet, ultime disposizioni anche per il Nereto. Si riprenderà con una rimessa per i vibratiani. Minora, subito pressing per il Roseto, buona la difesa biancazzurra. Prosperi al tiro dalla lunga distanza, colpisce il ferro, il rimbalzo è però di Merlitti che deposita a canestro. Battistoni invita i suoi compagni di squadra alla calma. Verrigni, Battistoni serve fuori Maiolo che tenta il tiro pesante, lo sbaglia, riconquista palla Minora, la perde Prosperi sull'intervento di Battistoni e fallo tecnico fischiato a Prosperi che ha protestato nei confronti dell'arbitro. Quarto fallo per Prosperi che ingenuamente ha protestato sull'intervento di Battistoni che gli aveva rubato palla in maniera del resto del tutto pulita. Il tecnico del Nereto d'Orsogna richiama quindi in panchina Prosperi e dovrebbe schierare Camaioni. Intanto Battistoni ha l'opportunità di andare al tiro libero, sbaglia il primo. Corto anche il secondo, c'è però il fallo di Pacione. Secondo fallo per l'ala biancazzurra. 6 su 16 dalla lunetta per il Roseto. Minora in palleggio,
servito De Angelis, entrato al posto di Prosperi. Sbaglia il passaggio Battistelli, recupera dunque la sfera il Roseto, rimessa Ferrigni per Battistoni, in posizione di play. Non vede il compagno libero, rischia di l'infrazione dei 5 secondi. Perde palla, Ferrigni in palleggio, la recupera Minora. Serve Ambrosini, ma è più lesto Maiolo ad intercettare. Battistoni, 36 a 27 il punteggio, 24 secondi al termine. Battistoni, Ferrigni, tenta il tiro pesante. Prima bomba per il Roseto, 17° punto per Marco Ferrigni. 1 su 5 dalla lunga distanza per il Roseto, 39 a 27. 4 secondi al termine del primo tempo. E il Roseto ha l'opportunità di sfruttare questa nuova azione. Al tiro pesante Ferrigni lo sbaglia. 39 a 27 il primo tempo. Questi parziali: Franceschini 2 punti, Battistoni 6, Ferrigni 17 punti, miglior realizzatore dell'incontro per il momento, Fagione 2 punti, Maiolo 2 punti, Paliani 10 punti per il Nereto, De Solda 3 punti, Prosperi 9 punti con un fallo tecnico a carico e 4 falli finora commessi, Ambrosini 5 punti, Battistelli 4 punti. A risentirci per il secondo tempo di Roseto Nereto. Un buon Roseto che però è apparso un po' al di sotto delle proprie possibilità, almeno rispetto alle gare precedenti. Dalla lunetta il Roseto non sta certamente brillando per i suoi 6 su 16, appena 6 tiri liberi realizzati su 16. Dalla lunga distanza invece i padroni di casa hanno un 1 su 6, una percentuale un po' bassa, che però ha permesso a Marco Ferrigni, autore dell'unico tiro da 3 punti per i padroni di casa, di portare la sua squadra avanti nel punteggio, inchiodando quindi il primo tempo sul 39-27. Le due squadre sono ora sul cerchio di metà campo per il salto a due tra Paliani e Merlitti. Se ne incarica il secondo arbitro Frastornini, recupera la palla il Roseto ed è Franceschin in palleggio, servito Pacione sotto per Paliani. L'arbitro Frastornini ha visto un'infrazione di passi del pivot rosetano Minora. Il coach D'Orsogna ha lasciato in panchina Prosperi, gravato di 4 falli, e quindi a fianco di De Solda schierato Minora. Ambrosini intanto, c'è il fallo ad opera di Franceschin e il terzo fallo per il play biancazzurro. Rimessa quindi per la compagine vibratiana. Minora intercetta Pacione la sfera, la rimessa è comunque per il Nereto. Minora in palleggio, Battistelli, ecco il Nereto. Ambrosini al tiro, sbaglia il rimbalzo, e del Roseto Ferrigni in palleggio. Il Nereto ha recuperato palla, c'era forse un fallo ai danni di Ferrigni. Si infiamma il pubblico, punteggio sempre 39 a 27 per il Roseto. Palleggio il Nereto, aveva perso la palla, quindi Cappelli Coniglio.
rimessa per il Nereto, che avrà l'opportunità di due tiri liberi con De Solda. Concentra, fa partire il primo tiro, sbagliato. Sbagliato anche il secondo. Sbagliato il recupero del Roseto e due punti per De Solda. 39 a 29 il punteggio. Pacione, Verrigni, servito Battistoni, al tiro dalla lunga distanza, colpisce il ferro, il rimbalzo di Pacione, Verrigni in palleggio, attende il compagno Battistoni, servito in questo momento Paliani, sotto per Pacione, l'infrazione dei 3 secondi fischiata dall'arbitro. Minora per una nuova azione d'attacco del Nereto. Merlitti recupera Battistoni, apre per Maiolo, si butta sulla sfera, Minora, serve Merlitti, contropiede, rimbalzo di De Solda, canestro valido e fallo di Battistoni. 7° punto per De Solda. 39 a 31, 17 minuti e 58 secondi al termine dell'incontro. Primo fallo per Willy Battistoni. Si concentra De Solda, sbaglia il tiro, in maniera fortunosa realizza il tiro libero supplementare. Paliani, Verrigni, c'è il fallo di Minora, secondo fallo per il play del Canon Nereto, rimessa per il Roseto, se ne occupa Battistoni, Verrigni, Pacione, si libera dell'avversario, deposita a canestro e 4 punti per l'ala biancazzurra. 41 a 32 il punteggio. In palleggio Minora, Merlitti al tiro pesante, colpisce il ferro, recupera Verrigni, serve Maiolo e deposita la sfera a canestro. Maiolo, 4° punto per lui. Minora cerca di intercettare la sfera a Battistoni. De Solda, palleggio servito Ambrosini, Battistelli, passi, giusta la decisione dell'arbitro, quindi opportunità per il Roseto, avanti di 11 punti, di allungare il passo nei confronti di un Nereto che comunque per il momento sta dimostrando di non meritare la classifica, che attualmente occupa l'ultimo posto con soli 2 punti. Maiolo servito sotto, Battistoni che libera il tiro, Paliani, 12° punto per il pivot biancazzurro, 45 a 32. Ambrosini, De Solda, c'è il fallo di Maiolo, secondo fallo per l'ala biancazzurra. Tanto sostituzione nelle fila del Nereto, esce Battistelli gravato di 3 falli ed entra il numero 14 De Zorzi. Un lungo per un lungo, intercetta la sfera Maiolo sulla rimessa di Ambrosini, Battistoni, Pacione subito in terzo tempo e canestro, 6° punto per Gianni Pacione.
47 a 32 più 15, massimo vantaggio per i padroni di casa. Minora, De Zorzi, Ambrosini al tiro, altri due punti per Enrico Ambrosini, settimo punto per l'ex della New Era Giulianova. Battistoni in palleggio, è affrontato da De Solda, Berrigni, Maiolo al tiro da tre punti, c'entra la retina Paolo Maiolo, settimo punto per lui, 2 su 8 dalla lunga distanza per il Roseto, 50-34. C'è il fallo di Maiolo secondo l'arbitro. Si tratta del terzo fallo per l'ala biancazzurra. Rimessa per la squadra ospite. Ambrosini per Merlitti, cerca di intercettare la palla Pacione, la rimessa è sempre per la squadra di Dorsogna. Minora, gli sfugge la palla, la recupera De Solda subito al tiro da tre punti, colpisce il ferro, il rimbalzo è di Merlitti, c'è stato però il fallo di Paliani, primo fallo per il pivot biancazzurro. Merlitti, realizza il primo tiro libero, settimo punto per lui, dentro anche il secondo. ...50-36... più 14 per il Roseto. Berrigni per Maiolo, Pacione si libera dell'avversario, serve poi fuori Paliani che conferma di avere una mano piuttosto calda, 14° punto per Paliani. Minora subito in contropiede, serve De Solda che sbaglia, però c'è il fallo, dovrebbe trattarsi di Pacione l'autore del fallo, terzo fallo anche per Gianni Pacione. Tiro libero dunque per il play del Nereto, sbagliato il primo. Altra opportunità, dentro il secondo, nono punto per l'ex di turno. Maiolo in palleggio, Berrigni tenta la penetrazione, poi arresto e tiro, perfora la retina la guardia biancazzurra. Rimessa per il Nereto, Merlitti, Minora, 54-37, 14 minuti al termine dell'incontro, con la capolista Roseto che ha l'opportunità di allungare a 9 la striscia di risultati utili. Intanto il rimbalzo conquistato dal Roseto, subito Battistoni apre per Maiolo fuori, sbaglia il tiro da tre punti. Minora perde palla in palleggio e si becca il tecnico perché chiedeva il fallo che però c'era parso, non c'era. Giusta dunque la decisione dell'arbitro Frastornini. Opportunità dunque per i padroni di casa di andare al tiro dalla lunetta con Battistoni. Corto il primo tiro libero. Sbagliato anche il secondo, il rimbalzo è di Ambrosini. 6 su 19 dalla lunetta per il Roseto. De Solda, Ambrosini in palleggio, c'è il fallo, canestro valido e fallo di Paliani.
Tiro libero supplementare dunque per Enrico Ambrosini. Si concentra, realizza. Decimo punto per lui. 9 su 11 dalla lunetta per il Vanpum Canon Nereto. Battistoni in palleggio, in posizione di play. Tavani, entrato al posto di Maiolo, servito Verrigni, fa tutto da solo, canestro valido e fallo di De Zorzi, primo fallo per lui. 21esimo punto per Marco Verrigni. Ventiduesimo punto in palleggio Minora. Cinquantotto a quaranta il punteggio. Devono correggere il tabellone i giudici del tavolo. Il fallo di Pacione, quarto fallo per Gianni Pacione. 12:59 al termine dell'incontro. Dentro il primo tiro libero per De Zorzi. Sbagliato il secondo, il rimbalzo di Paliani. Tavani, Paliani, di nuovo Tavani, tenta il tiro, non sbaglia il giovane del vivaio rosetano. Ambrosini si libera al tiro, forza la conclusione, ma c'è il fallo di Paliani al suo terzo fallo. Dunque il coach Gabri di Bonaventura richiama Pacione, gravato di quattro falli, e getta nella mischia di nuovo Maiolo, autore finora di 7 punti. Buona anche la prestazione di Pacione, almeno per quanto riguarda l'aspetto difensivo. Dentro il primo tiro libero di Enrico Ambrosini. Dentro anche il secondo. 12esimo punto per l'ala vibratiana. 59 a 43. Verrigni, Battistoni, Maiolo, perde palla Maiolo. La rimessa è dunque per il Nereto. Subito l'apertura di Minora per Prosperi, gravato di 4 falli. De Solda chiude bene in difesa il Roseto. Prosperi al tiro e canestro. 11esimo punto per lui. Battistoni, 59 a 45 il punteggio. 11 minuti e 50 secondi al termine. Battistoni, Verrigni, sbaglia la conclusione la guardia rosetana. Minora in palleggio, apre per De Solda, lungo il passaggio, dunque rimessa per i padroni di casa. Verrigni per Battistoni, con calma attende lo schieramento dei compagni. Gira sotto Verrigni, servito Maiolo, Battistoni, Verrigni, Battistoni al tiro pesante, Maiolo, centrata la retina. Decimo punto per Paolo Maiolo, seconda bomba per l'ala rosetana. 3 su 10 dalla lunga distanza. Minora, c'è il fallo però di Maiolo, quarto fallo per lui.
situazione falli anche difficile in casa rosetana, con Pacione e Maiolo con 4 falli a carico. Dalla lunetta Minora, corto il primo tiro, corto anche il secondo, rimbalzo di Paliani, Verrigni subisce il fallo di De Zorzi, secondo fallo per il lungo della formazione di Dorsogna, in palleggio Verrigni si concentra, primo tiro centrato, 23° punto per Marco Verrigni, 24° dentro anche il secondo, 9/22 dalla lunetta per il Roseto. Minora, Prosperi, fa tutto da solo, sbaglia, il rimbalzo è del Roseto, Verrigni non riesce ad intercettare il passaggio di Battistoni, Minora, serve Tavani, Verrigni recupera la sfera, Tavani, c'è però una decisione dubbia dell'arbitro Frastornini, che avrebbe visto la palla toccare la linea bianca, quindi rimessa per il Nereto, decisione discutibile. Minora, Prosperi, sbaglia il tiro, rimbalzo del Roseto, Battistoni, contropiede per i padroni di casa, servito Maiolo che deposita a canestro. Per Maiolo si tratta del 12° punto, 66-45, ma per il Roseto non sarebbe stato segnato il tiro libero di Verrigni, nessuno se n'è accorto, bisognerà poi vedere alla fine sul referto. C'è stato intanto il fallo di un giocatore rosetano, esce Verrigni, il coach Gabri Di Bonaventura lo richiama in panchina per dargli un po' di tregua, un po' di respiro. Prosperi alla lunetta, sbagliato il primo tiro, lungo invece il secondo tiro, l'arbitro avrebbe visto il fallo di Ambrosini, dovrebbe essere il terzo fallo per Ambrosini, rimessa dunque per il Roseto. Franceschin, Paliani, Battistoni tenta l'entrata, va a canestro e subisce il fallo, quindi opportunità di altri due tiri, di un tiro libero aggiuntivo. Intanto c'è stato il quarto fallo di Ambrosini, 8° punto per Willy Battistoni, tiro libero supplementare dentro, 69-45 il punteggio, 9 minuti al termine. De Solda, Battistelli al tiro, forzata la conclusione ma efficace, 6° punto per l'ex Teramano. Franceschin, Maiolo,
per Paliani. Il terzo tempo del lungo biancazzurro che non ha difficoltà a depositare a canestro. 16° punto per lui. 71-47. Prosperi. Franceschini invita i suoi compagni alla calma. 71-49, più 22 per il Roseto. Tavani realizza, quarto punto in palleggio. De Solda, padroni di casa, dunque confermano la leadership del girone a punteggio pieno. Il fallo di Tavani su Ambrosini. Tiri liberi dunque, due tiri liberi per l'ala del Nereto. Corto il primo tiro. Sbaglia anche il secondo, rimbalzo di Tavani. 10-19 dalla lunetta per il Nereto. Franceschin. Tavani per il play, servito sotto Maiolo, sbaglia il rimbalzo di Ambrosini. Sbagliato l'apertura per Prosperi, che non si è accorto del servizio del compagno. Quindi rimessa per il Roseto in zona d'attacco. Battistoni. Franceschin. Paliani. Battistoni. Servito Tavani, ottima la sua prestazione, sesto punto per il giovane rosetano. 75-49, più 26 per il Roseto. Recupera palla Tavani intanto, Nereto ormai in barca, numerose le palle perse in zona d'attacco per gli ospiti. Franceschin con calma imposta l'azione della sua squadra. Al tiro dalla lunga distanza Battistoni, 12° punto per l'ala guardia rosetana. 4-11 nelle bombe per il Roseto. 78-49, il fallo di Paliani su Ambrosini, quarto fallo per il pivot rosetano. Tanto il pubblico applaude i propri beniamini. Due tiri liberi per Ambrosini, sbaglia il primo. Ancora un tiro, dentro il secondo. C'è intanto una sostituzione per il Nereto. Esce Ambrosini ed è entrato Merlitti, in campo anche Battistelli, che però non sta brillando. Nel Roseto invece si appresta a rientrare sul parquet Pacione. Franceschin. Paliani, uno contro uno, deposita a canestro il suo 18° punto. 80-50, più 30, massimo vantaggio per il Roseto. 6 minuti al termine dell'incontro. Il fallo di Battistoni al suo secondo fallo. Per Prosperi, due tiri liberi. Dentro il primo.
sbaglia il secondo. Franceschin, servito Verrigni. Battistoni. Verrigni. Forza la conclusione, il rimbalzo è dello stesso Verrigni. C'è forse il fallo non fischiato dall'arbitro. Tavani che realizza nonostante Verrigni avesse subito il fallo non fischiato dall'arbitro. De Solda intercetta la sfera. Pagione sul passaggio di De Solda per Battistelli. 82 a 51. Prosperi apre intanto. De Zorzi fuori, lo stesso De Zorzi a canestro. Terzo punto per De Zorzi. Franceschin, Battistoni, Tavani, Franceschin, Verrigni al tiro dalla lunga distanza, colpisce il ferro, il rimbalzo di De Solda, il contropiede del Nereto, sbaglia Prosperi, il canestro è rimessa per il Roseto. Dentro intanto Pagnottella per i padroni di casa ed esce Franceschin che applaude il pubblico e il pubblico risponde con un lungo applauso. Buona la prestazione del play rosetano che ha saputo impostare l'attacco e la difesa della sua squadra. Verrigni, c'era forse il fallo, rimbalzo di Pagione che riesce a rubare palla, l'infrazione di passi di Pagione che però aveva subito il fallo in occasione della palla intercettata. De Solda, servito sotto Prosperi, il fallo di Tavani, giusta la decisione dell'arbitro in questa circostanza. 82 a 53, 4 minuti e 19 secondi per la sirena finale. Era partito bene nel primo tempo il Nereto ma poi nel corso della ripresa la squadra di Dorsogna è andata in barca. Il Roseto con un'ottima difesa ha recuperato diversi palloni, sbagliato intanto anche il secondo, un solo tiro libero per Prosperi centrato, rimessa per il Nereto. Palleggio Battistelli, servito De Zorzi, chiuso da Tavani, in palleggio Prosperi. C'è forse il fallo di Prosperi, primo giocatore ad uscire per raggiunto limite di falli. Quinta infrazione per Prosperi che è tornato in panchina. Pagnottella. Battistoni. Tavani. Pagnottella, portapalla, serve Verrigni, subito al tiro la guardia rosetana, intercetta il Nereto, De Solda va a depositare a canestro, sbaglia, rimbalzo è del Roseto con Pagione, Pagnottella in palleggio, chiama lo schema, Verrigni, Battistoni, l'opportunità di tirare, prova in questo momento lungo il tiro, Tavani sbaglia, avrebbe potuto forse servire il compagno per una felice conclusione. De Solda servito sotto De Zorzi che realizza il suo quinto punto. 82 a 56, 3 minuti al termine dell'incontro. Pagnottella con calma tende il compagno libero, serve Battistoni, Verrigni, Pagnottella,
Tavani, Battistoni, Verrigni, tenta la conclusione, sbaglia Merlitti, servito De Angelis, Battistelli al tiro da tre punti, colpisce il ferro, il rimbalzo di Pacione. Pagnottella sempre in posizione di play e attende lo schieramento dei compagni. Fa girare molto la palla in attacco il Roseto. Verrigni, Tavani, subito al tiro, colpisce il ferro, il rimbalzo è di Pacione. Affrettata la conclusione del lungo rosetano Battistoni, però c'è il fallo di Battistelli. Quarto fallo per l'ex Teramano. Esce intanto Pacione ed entra Serafini. Grandi applausi anche per Pacione, che saluta il pubblico. Battistoni realizza il primo tiro libero. Dentro anche il secondo. Con calma De Solda, ormai la gara si è messa sui binari della sconfitta. Per il Roseto l'opportunità di confermare il primo posto in classifica con il punteggio pieno. Sostituzione intanto per il Roseto, esce Verrigni ed entra Angelini, altro giovane elemento del vivaio rosetano. Proprio Angelini si incarica della rimessa. Pagnottella, il Roseto attualmente ha tutti i rosetani in campo. Il coach Gabri di Bonaventura sta dando spazio ai giovani del vivaio di casa. Pagnottella al tiro da tre punti, colpisce il ferro, Battistoni, Angelini, Tavani, Pagnottella, Serafini. Il più anziano è Battistoni. Quattro elementi delle formazioni minori del Roseto in campo in questo momento. 84-56 il punteggio, 1 minuto e 8 secondi al termine. De Solda in palleggio, chiuso da Tavani, servito il neoentrato D'Angelo che realizza i primi due punti. Pagnottella sbaglia il tiro, cerca di fare tutto da solo. De Angelis alla lunga distanza sbaglia, il rimbalzo è dello stesso Nereto, esce fuori con la palla però Battistoni, che con calma imposta una nuova azione d'attacco. 36 secondi al termine, 84-58 il punteggio. Al tiro Battistoni dalla lunga distanza, sbaglia De Solda, serve Battistelli, c'era forse l'infrazione di passi non fischiata dall'arbitro, il rimbalzo dello stesso Battistelli, il fallo di Pagnottella. 12 secondi al termine, 84-58. Battistelli ha l'opportunità di due tiri liberi, sbaglia il primo. Dentro il secondo, settimo punto per Battistelli. Perde intanto palla Angelini. Sette secondi al termine, De Solda. La gara ormai è terminata qui, il lungo tiro di
Battistelli, il punteggio è di 84 a 59 per il Roseto. Questi parziali, i tabellini finali: Franceschin 2 punti, Battistoni 14, Verrigni 24, Pacione 6, Maiolo 12, Tavani 8, Paliani 18 per il Nereto. De Solda 9 punti, Prosperi 15 punti, Merlitti 8 punti, Ambrosini 13 punti, D'Angelo 2, Battistelli 7 punti, De Zorzi 5 punti. Dalla lunetta il Roseto ha fatto registrare un 12 su 25, mentre il Nereto un 14 su 27. Nei tiri da 3 punti il Roseto 4 su 16, mentre il Nereto un 1 su 17. L'appuntamento è ora per la gara di domenica prossima. La capolista a punteggio pieno affronterà l'Osimo e la società ha messo a disposizione un treno speciale per portare ad Osimo più tifosi possibili. Intanto Pacione saluta il pubblico di casa. E per questa sera è tutto, amici sportivi, a risentirci per il prossimo incontro del Roseto Lido delle Rose.